tappa di Bagheria è importante perché il presidente della Fortitudo e tutti i suoi collaboratori ci siamo incontrati in Sardegna a un raduno che avevamo fatto, organizzato da Francesco Messina, a cui hanno partecipato anche Soldano, Zola, Mario Beretta e tanti altri maestri del calcio e Oswain. E lì ci eravamo incontrati e hanno manifestato la volontà di creare un momento di questo genere qui in Sicilia. Sono arrivato oggi, mi sono accorto subito della serietà e della professionalità di questa società e quindi oggi è il primo giorno di un momento di condivisione con i molti allenatori che sono arrivati e soprattutto di interazione con questi ragazzi. Qui ci sono oggi due squadre della Fortitudo per poter parlare delle modalità con le quali interagire con questi giovani per fare calcio. L'obiettivo è quello di dare più nozioni possibili ai nostri allenatori, agli allenatori anche delle altre società, agli addetti ai lavori, nozioni che possono essere utili, anzi sicuramente saranno utili per la crescita sana dei bambini. È molto importante la formazione credo che sia alla base, l'aggiornamento sia alla base. Un allenatore non può non aggiornarsi quotidianamente, mensilmente. Noi abbiamo conosciuto lo scorso anno Informare per Formare, abbiamo fatto il primo corso dedicato soltanto esclusivamente agli allenatori della Fortitudo. A giugno abbiamo fatto un altro corso in Sardegna, tre giorni, abbiamo detto ma per quale motivo non farlo a Bagheria coinvolgendo tutti gli addetti ai lavori. L'abbiamo fatto, una cosa fondamentale, hanno aderito tantissimi ragazzi e mi auguro che dopo questo corso gli allenatori abbiano qualcosa in più, abbiano acquisito qualcosa in più per trasferirlo agli atleti di domani, i bambini adesso, gli atleti e sicuramente gli uomini di domani.